Il Barcellona sta silurando, sta buttando nel cassonetto dell'umido Suarez in una telefonata. Koeman gli avrebbe detto, e anzi gli ha detto, perché ormai sembra essere cosa fatta: Luis, mi dispiace, ma non rientri nei miei piani di Barcellona, non rientri nel mio Barcellona ideale. Quindi cerca di trovarti una nuova squadra e fallo in fretta. Proprio per questo si aprono alcuni scenari molto interessanti di mercato, perché ovviamente Suarez è un giocatore che fa gola a tante squadre. Secondo me la cessione era inevitabile, ha disputato dei campionati e delle Champions al di sotto delle aspettative e quindi era giusto darlo via. Però darlo via, quindi ricavare un minimo o un qualcosa, non rescindere il contratto e svincolarlo di fatto, quindi regalarlo ad un'altra squadra. Aveva ancora un anno di contratto, quindi sicuramente una squadra, se lo mettevi sul mercato, se lo prendeva e pagava, tu lo svincoli e quindi lo regali a probabilmente una diretta concorrente per i tuoi obiettivi, perché comunque una squadra che si può permettere lo stipendio di Suarez in Europa sarà inevitabilmente una squadra che potrà competere in Europa sempre, ovviamente con il Barcellona dubito che rimanga in Spagna, penso più che si sposti verso altri campionati, sempre però in Europa, anche perché è vero, risparmi sul cartellino, però lo stipendio è comunque molto importante, molto alto e molto oneroso. Suarez non è mai stato il mio centravanti preferito, non è mai stato quell'attaccante che per me è il prototipo perfetto di punta, però è un grande giocatore. L'ultima annata sottotono, però rimane un ottimo attaccante, un grande giocatore lì davanti che può fare la differenza. Una squadra interessata in Italia potrebbe essere la Juve, che è alla ricerca di un centravanti. È stato sondato il nome Milik, Dzeko, tanti tanti sono stati i nomi messi sul piatto alla vecchia signora, portati a corte della vecchia signora, quindi potrebbe essere un nome anche quello di Suarez, anche se vi ripeto, secondo me è un po' avanti con l'età per gli standard della Juve, pure se qui c'è da dire che Dzeko è avanti, Mandzukic che si è riproposto è avanti, Benzema è avanti, tanti giocatori che adesso sono sondati dalla Juve, che interessano alla Juve, sono avanti con l'età. Il Barcellona per me fa un affare da tre imbarazzanti in entrata e in uscita. Ci stava la cessione, non ci sta la rescissione, quindi darlo via a gratis per me è una follia. È un giocatore che secondo me poteva dire la sua anche in altri campionati e può ancora, potrà dire la sua in altri campionati europei. Il Chelsea sta spendendo tantissimo, sta facendo un grande mercato e secondo me alle giuste condizioni non avrebbe messo il veto alla trattativa che avrebbe potuto portare a Londra il giocatore uruguaggio. Secondo me anche in Inghilterra ci saranno dei club che potranno e cercheranno di prenderlo, anche se vi ho detto che ha un ingaggio pesante, però a zero secondo me è un affare, un grande affare. Chi se lo prende a zero fa un grandissimo affare. Io preferisco 1000 volte, 1100 volte Lewandowski. Non è il centravanti che mi piace Suarez, preferisco, non so, un Higuain, preferivo un Higuain, preferisco un giocatore magari come Dzeko che ti fa salire la squadra. Non mi piace tanto, però è innegabile che sia comunque un grande giocatore che possa ancora dire la sua. A zero è un affare. Il video finisce qui, vi ringrazio per averlo visto, vi ricordo che potete lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Ciao a tutti!